Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, come sempre, l'avete visto qualche ora fa, raga. Porco, porca, l'avete visto qualche ora fa, ragazzi. Oramai è tutto pronto per il lancio, ragazzi. Il rocket è lì che ci sta aspettando, ragazzi. Tra non molto saremo in grado di lanciare il razzo, forse nella nuova modalità. Ne avevamo già parlato. Chi si fosse perso il video può andare a cercarlo nella homepage del canale. Ma oggi, ragazzi, parliamo, spendiamo queste due parole su una cosa che ancora. Come si dice, che fra pochissimo arriverà su Fortnite. Potrebbe essere, ragazzi, come si dice. Disponibile già da oggi, ma potrebbe anche arrivare domani. State vedendo di qua, ragazzi, un'immagine che vi feci vedere un bel po' di giorni fa, ragazzi. Oggi, per ricordarvi che lo Xuder le bugie non ve le dice, sappiamo già da ieri sera in realtà che la nuova granata a gas, la granata puzzolente, io la chiamo bomba scoreggia, così almeno è un pochettino più easy. Cioè, passami la bomba scoreggia, così di cattiveria, sarà presto disponibile nel nostro arsenale. Questi ragazzi erano i file trovati una settimana fa, 8 giorni fa, nel database, nel codice sorgente di Fortnite. E come vedete, ragazzi, questa bomba esplosiva, che vi faccio vedere meglio con l'immagine ufficiale, ci dicono: bomba puzzolente esplode in una nuvola all'impatto e danneggia lentamente tutti coloro che si trovano al suo interno. In poche parole, ragazzi, per chi gioca a Clash Royale, lo sa, c'è la poison, la veleno che ti fa il cerchio praticamente, che viene su tutto il teschietto, danneggia tutte le persone nell'area. Tra l'altro è una grande figata perché non hanno messo la bomba a gas, la granata a gas, che è quella praticamente che fa solo. Avevamo visto dei gameplay perché c'era già l'anno scorso, scusate per il gesto così, perché c'era già l'anno scorso su Fortnite. Immaginate, ragazzi, dei push prepotenti con la bomba puzzolente. È devastante, raga. Se la gente si chiude dentro, tipo nelle case, o si chiude dentro nei mini fortini, cioè in due lo pushano, uno sgrana granate come se non ci fosse un domani, e l'altro distrugge e danneggia tutto quello che trova davanti. La granata puzzolente, ragazzi, lo vediamo di nuovo dall'immagine presa dell'archivio di Fortnite. Come vedete, avrà l'immunità verso di noi, che è una grande figata perché, cioè, la squadra o il giocatore che lancia la granata ovviamente non viene danneggiato dall'effetto della granata. Ci potremmo aprire un dibattito qua, ragazzi. La prot bomba, ovviamente, ragazzi, la chiamiamo per stare in tema con il canale. Ci potrebbe essere un dibattito da aprire qua, raga, perché è vero che, cioè, se vuoi fare una roba realistica e ti devi danneggiare pure tu, nel senso, ci sei dentro, a meno che non gli metta la maschera antigas e non si danneggia. Però a questo punto diresti: allora le trappole devono scattare anche quando sono le tue. Quindi, giustamente, abbiamo visto che nella quinta riga, GE Gas Grenade Stack Immunity.wasset, vuol dire che il giocatore che ha lanciato la granata è immune all'effetto della granata. Vediamo anche, ragazzi, che c'è un Robon Smoke Trap, che è la penultima voce che sto leggendo, quindi il fumo sarà bello denso della granata, credo che sarà di colore verde, credo più o meno. E come vedete, non è ancora chiaro. Se andiamo alla quarta riga, c'è scritto GE Gas Grenade Pulse Damage, quindi non capiamo se in realtà farà anche un danno da impatto, in poche parole. Beh, ragazzi, quello che noi comunque ci aspettiamo è ovviamente l'arrivo di questa nuova bomba puzzolente, perché non vediamo di certo l'ora di provarla. È leggendaria, raga, vista così sembra palesemente leggendaria, quindi o fa veramente un danno incredibile o è troppo OP per essere trovata. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo, ragazzi, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tanti.
tantissimi. Al canale stiamo per arrivare a 50.000 iscritti, raga. Ci sono 50.000 pazzi, ebbene sì, che si sono iscritti al canale di Xuderone. Iscrivetevi in tanti. Noi ci vediamo stasera in live. Ciao!